Tadej Pogačar è pronto a vincere il terzo tour a 23 anni? Sì, beh, sta bene, ha fatto un bel lavoro di preparazione, è stato 3 settimane in altura a Livigno, adesso sta correndo il Giro di Slovenia e dopo lo Slovenia ritornerà ancora in altura fino a pochi giorni del Tour de France, quindi veramente motivato, tranquillo, sa di averlo vinto, sa di poterlo vincere. Non sente la pressione di doverlo rivincere, ma l'opportunità di poterlo rifare. Ecco, quando si parla di ciclismo e si ha il privilegio di avere un ospite che è stato campione del mondo su strada e vincitore del Tour de France 2011, se non sbaglio, no? Allora è facile fare le domande. Kadel, Pogačar è un fenomeno. Assolutamente, sì, ti devo scegliere una parola, fenomeno. Proprio un fenomeno, e 23 anni va per il suo terzo tour. Tu quanti anni avevi nel 2011? 34. È un po' diverso l'approccio. Io è l'altra parte della mia carriera. Perché si vince a 23 anni per la terza volta, forse? O comunque perché si è già vinto due volte a 22? Perché è un fenomeno. No, proprio anche se guardi indietro storicamente, Max così, nessuno vinceva così, e allora magari non voglio metto sotto a tesi sbagliate, però... Per me è più fenomeno magari anche di Merckx. Sul lato da cosa. Mauro, ma voi lo credevate dall'inizio? Ma noi sapevamo che veramente era un fenomeno, cioè i numeri ormai oggi con il power meter, cioè tu vedi esattamente il valore di uno dell'altro corridore. Un ragazzo che a 17 anni da juniore, 18, 19 da dilettante, aveva dei numeri che erano superiori, cioè sarebbe già stato uno dei 4-5 migliori corridori della nostra squadra quando era juniores, quindi evidente che aveva dei numeri al di fuori. Poi la vera verità, che da lì a dire che a 22 anni, a 23 avrebbe già vinto due Tour de France, e non solo, quasi tutte le gare alle quali partecipa, no. Quindi, ma lui ha la grande forza della tranquillità, cioè non è un ragazzo che si stressa, è gentilissimo. Lo stiamo mettendo sotto pressione dicendo che forse vincerà. Lui è sereno, lui è veramente anche con i compagni di squadra, sempre con lo staff, sempre per favore, grazie, dorme di notte, è sereno, e questa forse è la forza in più oltre a quella fisica. Bene, allora noi siamo già andati avanti, siamo già proiettati verso il Tour de France, del resto il ciclismo vive nell'attesa ogni anno di questo momento, è inutile negarlo, è la corsa delle corse. Quindi Mauro Gianetti sarà al Tour de France con uno dei possibili, probabili vincitori. Kadel Evans è al Tour de France, sarà anche il Tour de France anche lui? Sì, la partenza a Copenaghen, sì. Ecco, a Copenaghen. E quindi io non posso che augurare a questi due splendidi ospiti ogni successo per il tour, e grazie ancora, e alla prossima magari in Ticino per un'altra tappa, magari nel Mendrisiotto del Giro della Svizzera. Speriamo. Grazie a entrambi.